Campionato Berretti, quindicesima giornata, l'Arezzo affronta la San Benedettese, la seconda partita consecutiva in casa. Tra l'altro l'Arezzo viene da tre risultati piuttosto pirotecnici, con tanti gol fatti e anche tanti subiti, il pareggio 3-3 col Fano, poi la vittoria 4-3 a Teramo, la sconfitta in casa sempre 4-3 della scorsa settimana contro la Fermana. L'errore Ruscetta allora può intervenire, ancora Chioccioli, allunga per Caselli che parte bene, Caselli ancora va lasciato sul posto Paolucci, Caselli taglia dentro per Metolli, attenzione a Metolli, la rimette in mezzo, la porta è vuota, cercato di intervenire Sussi, recupero della San Benedettese, giocata di sponda all'indietro di Austoni, poi attenzione al lancio, la posizione regolare, attenzione tira bassi, tutto solo il diagonale che è vincente, tira bassi, porta in vantaggio all'improvviso la San Benedettese su questo pallone da dietro, la palla che è arrivata lì in zona Austoni, è partito un pallone in verticale per tira bassi, partito in posizione regolare secondo la terna arbitrale e al 14esimo tira bassi solo davanti a Ubirti ha portato in vantaggio la San Benedettese. Aiga, traversa incredibile, poi non è finita perché la palla è ancora lì e poi l'arbitro ha fischiato, però Caselli dribbling secco, un altro e poi rimpallo, attenzione al tiro di Chioccioli sopra la traversa, ora Maiga, Manoni, si accentra Manoni, palla limite per Dautoni che penetra, grande azione col destro Ubirti, c'è Maiga però attenzione, Maiga va a puntare, Maiga a fondo in aria, Maiga fuori, Caselli sguscia via, riesce a rimanere in piedi, Caselli, grande azione, poi conclusione, palla sopra la traversa, bellissima azione di Caselli, arriva Maiga bene, attenzione qui a Tigabassi, vince il pallo, se ne va sul fondo, Tigabassi mette il pallone in mezzo, traversa, la porta è vuota, incredibile traiettoria che ha preso il pallone, Rozzi, Rozzi ancora fuori per Sussi, Sussi, traversone secco, Caselli traversa, non è finita, poi Metolli, è il primo tempo delle traverse, la terza traversa, la prima per l'Arezzo, Parigi batte e fa un grande intervento Raccichini a evitare l'1-1, grandissima punizione di Ricci, ancora una volta dopo che aveva già segnato su punizione due settimane fa. Metolli se ne va via con un grande numero, Metolli cross al volo, Ricci, Ricci in aria, va a terra, rigore, calcio di rigore per l'Arezzo, calcio di rigore per l'Arezzo che ha l'opportunità del pari, va Caselli, il destro, rete, ha pareggiato l'Arezzo con Caselli, Caselli dunque trova il pari, l'Arezzo che adesso ci crede addirittura per la rimonta finale. Per completare la rimonta siamo sull'1-1 e finisce qua la partita, 1-1. Finisce come all'andata dunque tra Arezzo e San Benedettese. Siamo a mister Andrea Bernini, era una partita che l'Arezzo ci credeva alla fine anche di poterla vincere dopo aver trovato il pari. Sì, diciamo il secondo tempo abbiamo avuto una buona reazione, che se abbiamo meggiato solo sul rigore, però abbiamo avuto tante occasioni, loro mi sembra un paio di mezze mische, ma niente di particolare. Peccato perché il primo tempo non siamo partiti bene, infatti come ci succede spesso ultimamente prendiamo gol e poi abbiamo fatto fatica, anche se insomma abbiamo ricolpito la traversa, avuto delle occasioni discrete, però diciamo nel complesso potevamo sicuramente fare qualcosa in più. Forse anche un po' troppi fraseggi, anche quando sei lì al limite dell'area si cerca sempre, no? Il giocatore successivo, e loro invece nel primo tempo erano stati un po' più pratici, appena la palla ti cavano. Sì, quello sicuramente sì, dovevamo essere un po' più cinici sotto porta, anche se il secondo tempo d'occasioni ne abbiamo avute tante, il loro portiere è stato molto bravo. Peccato perché insomma facendo una vittoria sicuramente ci permetteva di stare attaccato lì ai playoff, ora vediamo i risultati degli altri, però c'è ancora tanto da lavorare, da migliorare, tanti aspetti, sicuramente il campo, oggi la giornata con questo vento non ha aiutato, però i ragazzi sono stati bravi insomma a crederci fino in fondo e a riprendere la partita. Ecco, anche alla luce di qualche piccola variazione di cosa che c'è stata, mi sembra la squadra molto unita. Sì, quello senza dubbio, abbiamo perso qualche ragazzo,
però tra l'altro insomma deve essere anche un motivo di vanto, perché quando si va a crescere per i ragazzi è sempre una cosa importante. In secondo tempo eravamo tanti 2001 e questo insomma fa ben sperare per il futuro. Comunque i ragazzi si stanno impegnando, sono uniti, quindi continuiamo a lavorare, sicuramente riusciremo a migliorare.